Andiamo da Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, la sua visione rispetto a ciò che andrebbe fatto dalle prossime settimane ai prossimi mesi, già fino al prossimo anno. Ma guardi, a livello diciamo di sanità nel complesso, io credo che questa pandemia ci abbia ricordato quanto sia fondamentale la sanità di prossimità. La diffusione capillare sul territorio, la capacità di arrivare da tutti con grande facilità, quando invece molto spesso in questi anni è stata fatta la scelta diametralmente opposta, quella di concentrare grandi realtà. Sul piano della lotta alla pandemia e al Covid continuo a non capire perché non si sia lavorato già da mesi su un protocollo chiaro da dare ai medici di base. Cioè, una delle cose che hanno creato la maggiore confusione in questi mesi è stato il fatto che quando si scopriva di essere eventualmente positivi al Covid non si sapeva esattamente cosa si dovesse fare, e molto spesso, anche quando non ce n'era bisogno, le persone finivano al pronto soccorso. Se ci fossero stati protocolli chiari ai medici di base e se si fosse spiegato ai cittadini che si dovevano rivolgere ai medici di base, e i medici di base avessero prescritto le medicine necessarie, se gli italiani fossero stati forniti del saturimetro per verificare l'andamento della respirazione, fosse stato detto loro che in caso a una determinata risultato del saturimetro ci si doveva rivolgere al pronto soccorso, immagino che avrebbe aiutato a non essere diciamo a combattere la confusione che abbiamo avuto anche nei pronto soccorsi. Giorgia Meloni, a lei abbiamo chiesto, al leader di Fratelli d'Italia, anche il senso e l'origine di questo dibattito e se davvero c'è una ragione ideologica che lo anima. Sentite cosa ci ha risposto. Ma guardi, noi siamo coerentemente contrari sia alla riforma del Fondo Salva Stati che arriva in aula, che arriva diciamo al Consiglio Europeo della prossima settimana, sulla quale il governo ha incredibilmente già dato il suo parere favorevole. È una riforma che di fatto trasforma il Fondo Salva Stati sempre più in un fondo salva banche, segnatamente banche tedesche, coi soldi del popolo italiano, anche del popolo italiano, e che introduce il rischio di dover vedere ristrutturato il proprio debito nel caso di accesso al Fondo Salva Stati, che per l'Italia vorrebbe dire il rischio di mandare in default le proprie banche e di far sparire i risparmi degli italiani. Considero incredibile che il governo abbia dato parere favorevole a questa riforma, così come siamo contrari all'accesso al Fondo Salva Stati anche nella cosiddetta versione senza condizionalità, perché purtroppo non è senza condizionalità. Il MES è un trattato internazionale per modificare il quale c'è bisogno che gli stati che ne fanno parte, che non si sovrappongono con le istituzioni europee, di modificarlo. Fino ad allora il MES ha delle condizionalità, e lo stesso Gentiloni lo dice parlando della sorveglianza post programma. Significa, se io anche accedessi ai famosi 36 miliardi sarei sottoposto al controllo della Commissione fin quando non avrò restituito il 75% del debito. Francamente non mi è chiaro perché noi dovremmo accedere, atteso che la Banca Centrale Europea sta comprando titoli di Stato e noi quegli stessi soldi li possiamo prendere sul mercato a tassi negativi senza avere nessuno che venga a sindacare le politiche che facciamo in casa nostra. Giorgia Meloni si vaccinerà? Sentiamo. Ma guardi, io ho sempre fatti, quando sarà disponibile il vaccino io farò quello che dirà il medico di base, che credo sia sempre la cosa più intelligente da fare, anche sui tempi, perché il vaccino sarà disponibile ma non sarà disponibile per tutti subito. E quindi diciamo, penso che la cosa fondamentale sia soprattutto mettere in sicurezza chi è maggiormente a rischio, e noi sappiamo che sono maggiormente a rischio le persone più anziane, sono maggiormente a rischio coloro che hanno una patologia, quindi credo che sia, che sarà molto importante, piuttosto che andare lì e dire sono il politico, fatemi il vaccino, diciamo attenersi come tutti i cittadini alle indicazioni che vengono date dal sistema sanitario. Partendo da un dato del passato, 2018 politiche, 2019 europee, si era detto chi prende più voti alla fine sarà alla guida del centrodestra. Chi è oggi il leader del centrodestra e cosa manca a Giorgia Meloni per esserlo? Ma guardi, l'ultima domanda la deve fare agli italiani e non a me. Io non sono mai una persona che si dà degli obiettivi di carattere personale. Dove arriva Fratelli d'Italia e dove arriva la sottoscritta lo decidono democraticamente coloro che in una democrazia rappresentativa sono chiamati a designare i propri rappresentanti. Centrodestra, a questo punto di vista, è sempre stato particolarmente democratico, a differenza di quello che accade dall'altra parte, diciamo, nel campo del centrosinistra, dove noi dobbiamo ricordare che abbiamo da 10 anni, cioè che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto
per 9 anni al governo del Partito Democratico senza che abbia mai vinto le elezioni. Da noi non funziona così, al governo ci andiamo se abbiamo la maggioranza per farlo, e all'interno del centrodestra chi guida quella compagine, e quindi l'eventuale premier, è il leader o la figura designata dal partito che all'interno della coalizione prende più voti. Dopodiché però non mi appassiona la sfida sulla leadership del centrodestra. Io penso che la sfida sia provare a crescere tutti quanti insieme, ciascuno con le proprie specificità, perché a noi, per fare le cose coraggiose delle quali l'Italia ha bisogno, serve una maggioranza molto importante, e quella maggioranza riusciremo ad averla solamente se tutti quanti sapremo crescere insieme.